Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video haul. Oggi voglio mostrarvi un po' di acquisti che ho fatto. Ho fatto degli acquisti make-up e degli acquisti skincare che volevo mostrarvi. Allora, parto dagli acquisti skincare, poi passiamo agli acquisti make-up un po' più interessanti e vi mostro un po' quello che ho acquistato. Allora, prevalentemente sono prodotti per capelli, in realtà non sono tantissimi. Comunque, ho acquistato una linea della linea di BioPoint perché ho fatto l'analisi del capello nella profumeria da cui io acquisto di solito. E la tipa che insomma mi ha fatto l'analisi mi ha consigliato due prodotti, in particolare mi ha consigliato questo shampoo qui della BioPoint. Ed è uno shampoo antiforfora perché ha notato che io ho un po' di dermatite sulla cute, quindi mi ha consigliato questo shampoo che è delicato ma nello stesso tempo è un antiforfora. Infatti mi dice che ha un'azione dermoequilibrante, azione lenitiva ed effetto rinfrescante. Mi ha detto anche che ho una cute mista, quindi né troppo grassa né troppo secca, a parte le punte che io. Questo l'ho sempre saputo e mi ha consigliato appunto questo qui. Non l'ho ancora utilizzato, ma sono molto curiosa di provarlo. E in più, visto che ha notato che ho diciamo un po' di dermatite, per eliminare questa dermatite mi ha consigliato uno scrub, un peeling, sempre della BioPoint, che andrebbe applicato una volta al mese, soprattutto nei cambi di stagione, quindi mi ha consigliato di utilizzarlo, mi ha detto di utilizzarlo per questo mese fino a gennaio, quindi per 3 mesi, una volta al mese, anche perché essendo un peeling, uno scrub è leggermente aggressivo, non posso utilizzarlo sempre, altrimenti la cute ne risente. E quindi mi ha consigliato questo qui, che mi ha detto che è davvero molto 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 buono e dovrebbe eliminare un po' di dermatite. Mi ha detto che noterò immediatamente la differenza e sono molto curiosa di provare questo prodotto, infatti al prossimo lavaggio sicuramente lo proverò. Poi ho comprato un gel detergente per il viso, questo qui della Nivea, dato che il mio di Venus era terminato, non c'era quello di Venus, ho acquistato questo qui di Nivea, che è un gel rinfrescante, molto semplice, per pelli normali e miste, detergge in profondità e rivitalizza per una pelle incredibilmente fresca. Questo qui l'ho già provato 2 volte, devo dire che è molto buono perché non è molto aggressivo. Sapete già che io odio i detergenti che molto aggressivi. Questo qui devo dire che lo trovo molto delicato, quindi non troppo aggressivo, e quindi non mi arrossa molto la pelle perché ho questo problema. Questa qui mi sembra davvero molto buona, quindi per adesso l'ho provata, ripeto, 2 volte e mi sta piacendo. Poi mi ha dato un po' di campioncini, sempre la tipa che è venuta a fare, che c'era lì a fare il test per il capello, e mi ha dato diversi campioncini, sempre della BioPoint. In pratica lei era lavorava per BioPoint, infatti sponsorizzava quei prodotti e cercava di vendere quei prodotti, infatti i prodotti che ho acquistato sono da BioPoint. In ogni caso mi ha dato un detergente, praticamente quello che ho comprato, anzi no, diverso, sì, mi sembra diverso, un Dermacare Normalize Shampoo Antiforfora, che è questo qui. Poi mi ha dato un elisir di bellezza che dovrebbe essere tipo un olio, credo, sì, dovrebbe, infatti mi ha detto che va utilizzato poi sulle punte, un altro shampoo, dermo, diciamo, antiforfora, ed infine uno shampoo volumizzante, che io questo qui in realtà l'ho già provato, ma sinceramente non mi ha fatto impazzire, però l'ho già provato, quindi vabbè, però li utilizzerò anche perché sono curiosa di provarli. E poi in profumeria mi hanno dato anche un altro campioncino, che è il mascara di Chanel, lo apro qui con voi visto che non l'ho aperto. Questo qui l'ho già provato già tempo fa, dovrebbe essere sempre lo stesso, l'Evolume di Chanel Le Noir numero 10, ed è il mascara, dovrebbe essere volumizzante. Io dovrei, ricordo di averlo provato già questo mascara, penso sia sempre lo stesso oppure penso sia il nuovo, non lo so. Comunque lo proverò e vi farò sapere, e se mi piace, ahimè, sarò costretta a comprarlo, e so già che sarà una mazzata perché i mascara di Chanel, come tutti i prodotti di Chanel, costano un sacco, però vabbè. Passiamo ai prodotti make-up. Per quanto riguarda i prodotti make-up, ho
Allora, ho acquistato il mio amato fondotinta di L'Oreal, l'infallibile 24 ore, che sapete che io adoro. Questo qui l'ho già utilizzato 2 o 3 volte, infatti ho fatto già un video, mi preparo con voi con questo prodotto. Sapete già che io lo adoro perché è un prodotto che ha un'altissima durata, io lo adoro per questo, è anche un bel effetto opaco, è molto molto bello e lo adoro. Il prezzo non è neanche tanto alto, o meglio, 15 euro, quindi vabbè, più o meno altino, nella fascia media, e mi piace davvero tantissimo. Non vi ho detto i prezzi di questi prodotti, tra l'altro, ops, mi è caduto, scusatemi. Di questo shampoo l'ho pagato, pensavo di pagarlo di più anche perché il formato era 400 ml, l'ho pagato 5 euro, invece il peeling l'ho pagato circa 13 euro. Il gel detergente l'ho pagato sulle 3,50 euro circa. Il fondotinta 15 euro, invece poi ho comprato da Sephora un prodotto che solo a guardarlo è bellissimo ed è un contorno occhi, questo qui della Tony Moly, ed è il contorno occhi rinfrescante. Questo qui è il packaging bellissimo, da come potete vedere lo adoro. Questo qui l'ho applicato una sola volta per curiosità, però volevo farvelo vedere intatto, ed è questo qui con questo panda bellissimo. Tra l'altro il packaging di questi prodotti è meraviglioso ed è fatto in questo modo con il tappino, e il prodotto è questo qui, quindi verde me, color verde menta, verde menta, verde Tiffany. L'ho utilizzato una sola volta, quindi non so dirvi ancora se questo prodotto mi piace o meno. Sta di fatto che, non lo so, mi piaceva il packaging, poi avevo bisogno di un contorno occhi perché il mio era terminato, e quindi questo qui, soprattutto il packaging, mi ha attirato ad acquistarlo. Spero sia anche buono, oltre ad essere bello solo a guardarlo, e vi farò sapere anche di questo prodotto. Poi ho fatto acquisti da NYX, i miei primi prodotti NYX, finalmente, non vedevo l'ora. E ho preso 3 cose, anche se avrei voluto anche altre cose che però non ho trovato. Ho acquistato da Queen, prendo anche lo scontrino così vi dico anche quanto ho pagato i prodotti, almeno vi rendete conto un po' di quello, delle cose che ho comprato e quanto le ho pagate. Allora, ho acquistato una delle famosissime tinte labbra, tra l'altro la apro qui con voi davanti a voi. Ho acquistato una delle liquid suede, che è questa qui, come potete vedere, la numero 04, che è un colore, diciamo, malva, oddio, un color nude, molto 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 bello. Io avrei voluto prendere i nuovi lingerie, le nuove tinte lingerie, però dalla NYX dove sono andata io, da qui dove sono andata io, la commessa mi ha detto che non erano ancora arrivate, quindi mi sono accontentata di queste e ho preso questa qui che mi piace molto. Ultimamente sono in fissa con i colori nude, questo colore è molto molto bello e che mi ha attirata subito e quindi l'ho voluta acquistare. Spero si riesca a vedere. Comunque il colore, diciamo, della boccettina, questo qui, numero 04, ed è molto molto bello, è un colore caldo, nude caldissimo, sembra anche abbastanza intenso, l'effetto dovrebbe essere matte, almeno credo, e vi farò sapere anche di questo prodotto se mi piace o meno, e sicuramente già mi conosco, se mi piacerà ne acquisterò anche di altre colorazioni. Questo prodotto l'ho pagato 10,90 euro, e poi visto che ho sentito parlare tanto, tante volte di questo prodotto, alla fine ho ceduto e ho acquistato questa cipria qui, la cipria in polvere libera di NYX, ed è la cipria HD in polvere, appunto trasparente come potete vedere, ed è in polvere libera. Io non sono abituata ad utilizzare polveri, o meglio ciprie in polvere libera, perché sono un po' più scomode rispetto alle ciprie compatte, però ero curiosa perché dicono che l'effetto è davvero bellissimo, va a levigare tantissimo la pelle. Spero sia così perché, insomma, tutte ne parlano bene, spero che valga anche anche per me. Questa qui l'ho pagata 13,50. Ed infine ho acquistato un eyeliner, visto che il mio eyeliner di Kiko è terminato, ho acquistato questo qui. Anche di questo qui ho sentito parlare molto molto bene e quindi mi sono decisa a comprarlo. Ovviamente il colore è nero e l'ho pagato anche questo qui 13,50. Avrei voluto anche comprare qual era il prodotto che dovevo acquistare? Ah, il correttore, ma non l'ho trovato, era terminato. Però insomma, tornerò sicuramente per acquistare le altre tinte che voglio, le altre colorazioni che non ho trovato e anche il correttore. Il pottino è questo qui, è un po' più piccolo rispetto all'eyeliner di Kiko,
mi sembra un po' più piccolo, vediamo quanto prodotto c'è all'interno. All'interno ci sono 6, no, non è vero, 6 sono i mesi di Pao. Vediamo se riesco a trovarlo. Anche qui non mi dice quanto prodotto c'è all'interno. Ah, 3 grammi di prodotto. Mi sembra meno rispetto al... Vabbè, l'interno è così sigillato. Comunque non voglio aprirlo, voglio terminare prima il mio e poi aprire questo qui. Mi sembra più piccolino rispetto all'eyeliner di Kiko. Infatti costa anche un bel po', secondo me, per essere solo 3 grammi. Un po' piccolino. Però insomma, mi hanno parlato benissimo. Anche la commessa mi ha detto, guarda, ti troverai benissimo, è fantastico. Io, vabbè, adoro tutti gli eyeliner fatti in questo modo. Sono contenta aver acquistato i nuovi prodotti di NYX. Se anche voi avete provato questi prodotti, se avete dei prodotti anche di NYX da consigliarmi, ditemi pure. Io vorrei, appunto, vi ho detto, il correttore, altre tinte, insomma, voglio prima testare questi prodotti e vedere un po' se affidarmi a questa azienda, visto che tutte la usano, e vedere un po'. Nulla, questi erano tutti i miei acquisti dell'ultimo mese. Spero vi sia piaciuto, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao.